e 31 in porta Voljovac Maxim, il 77 Garau Sebastiano. Allenatore, come sempre, Galuccio Luca, che è chiaramente venuto al Pallaraiffeisen a portare via 2 punti. Come sempre si gioca per vincere, anche se il Rubiera fino adesso non ha ancora avuto una vittoria. Comunque il campionato lunghissimo, come vi ho già detto, tanti infortunati, per cui la squadra sicuramente è una squadra amalgamata e pronta per tutto. Intanto inizia qui questa partita. Si presenta in campo Lepan con la squadra, stessa squadra dell'ultima di mercoledì, al recupero, che è andata persa contro il Conversano. L'unico cambio, c'è un giovane portiere che è ritornato in squadra e un altro giovane under 17 che darà sicuramente anche lui qualche minuto alla squadra di respiro. Iniziamo, la squadra inizia di Gagovic, inizia sempre con Overauf all'ala, poi c'è Lazarevic, c'è Starcevic, Branci in difesa, terzino sinistro Modesta Starolis e Singer Simon all'ala. In porta, come già mercoledì, Bortolotti Samuele. Parte subito bene Bortolotti con una parata non facile sulla. E Lazarevic che prende la traversa, niente di fatto ancora, 0-0 dopo 1 minuto. Squadra molto veloce, questa del Rubiera, gioca molto in profondità, uno contro uno. E sicuramente da stare attenti per la squadra di casa se vuole portare via o tenersi i punti qui in casa. Sfondamento fischiato dall'arbitro, riprova Lazarevic un'altra volta, questa volta parato dallo straniero in porta Voljovac Maxim, che fa una bella parata anche lui. 0-1, c'è Oleari, centralino, che segna il primo gol per Lubiera in questa partita. Cambio adesso di Branch con Dragan Zdjepcevic. Vediamo se Lepan riesce a fare una partita un po' migliore del mercoledì, dove in certe occasioni era abbastanza spenta come velocità. Oggi sembra già meglio come velocità. Bel recupero da parte dell'Eppan e bel passaggio di Jan-Niklas Oberauf sul nostro pivot Zdjepcevic. E intanto, dopo 3 minuti di partita, vediamo altri risultati intanto di questa 14ª giornata. C'era il Bolzano che all'intervallo era avanti di 1 o 2, adesso vediamo, contro il Conversano. Intanto è già iniziato il secondo tempo, vediamo il Conversano che si è portato avanti subito dopo 4 minuti, 19 a 15. La squadra di Tarafino qui in 4 minuti ha risolto bene. Intanto qui abbiamo un bellissimo gol dall'ala sinistra del Rubiera che buca Bortolot sull'angolo corto. Altra traversa di Modesta Starolis.
ritmo velocissimo. Questa volta Bortolot non si fa sorprendere dal Garau Sebastiano. E invece dall'altro lato subito Sarcevi a vedere le sue qualità, e per cui 3-2. Nel frattempo di nuovo 3-3. Qui i ritmi sono molto sostenuti, infatti il tabellone è ancora 3-2, però verrà sicuramente portato al risultato giusto. Vediamo intanto anche Siracusa che è a 15 col Carpi, che in casa Siracusa 15-18 intanto. Anche questa partita difficile per il Siracusa, il Carpi è un'ottima squadra, si è rinforzata molto bene e amalgamata molto bene anche durante tutto questo primo tempo di stagione. Risultato ecco 3-3 qui in palestra Raiffeisen, per cui si comincia tutto da capo, e il 77 Garau che si accomoda in panchina dopo questo fallo. Soleppan chiaramente in superiorità numerica. Non facile per la squadra del Rubiera con le assenze che si ritrova, infortuni anche a lungo termine, ma diciamo forse il periodo natalizio porta qualche presa che qualche giocatore possa arrivare in prima. Intanto bel passaggio sul Poz Dragan, e 9-5 il risultato dopo 10 minuti di gioco. Il campionato adesso si ferma fino al 22 di gennaio, dove riprenderà le giornate di ritorno, dove riprenderanno, e pertanto un paio di settimane di tempo per le squadre per recuperare gli infortunati o per recuperare un po' di forze. Chiaramente la situazione Covid non aiuta le società sia nell'organizzazione e anche adesso per il ritorno dei giocatori a casa fuori dall'Italia, e per cui bisognerà vedere come tutti riescono a organizzarsi per avere le squadre pronte di nuovo all'inizio di campionato. Anche qui Versakov, una bella mossa per l'ala, e qui Lazarevic che con un tiro forse un po' fortunato in mezzo alle gambe del portiere Voljuvac riesce a fare di nuovo gol. 10-6 il risultato. Parata di Bortolot, sicuro, e tiro forzato da 13 metri di Lazarevic, super motivato oggi, ma forse un po' di più calma ci vorrebbe nell'attacco. Intanto segna il Rubiera, 10-7. È una squadra che lotta per ogni pallone, si sapeva. D'altro canto penso che di uno abbiano questa caratteristica di non mollare mai. Il campionato lo permette e i risultati si sono visti, che tutte le partite sono importanti e sono per niente scontate.
bel passaggio adesso di Starolis, bravo. Il pivot anche a prendere questa palla difficile. Troppo facile questa. Troppo facile la difesa. E Voljovac. Bella parata. 11-8. Difesa dell'Eppan che in centro non è ancora quadrata bene. Ci riprova Garau. No, scusate. Barbieri. Lazarevic che fino adesso 3-4 errori tecnici, forse. Sentiamo un po' la stanchezza anche della partita di mercoledì, chiaramente le partite infrasettimanali non facili, soprattutto per chi viaggia poi. Comunque, dopo 15 minuti siamo all'11-8. Bravo e veloce questo giocatore, questo centrale, Oliari, che spinge e lotta per la sua squadra, bravo. E Starolis che con questo uno contro uno riesce ad avere un tiro dai rigori e altri 2 minuti per il Rubiera. Esce Barbieri che qui non poteva far altro che spingere Modestas per aria e ha rischiato, e comunque 2 minuti giusti. E Yannicklas Obera che sul dischetto non perdona. Salati che era entrato a parare questo rigore. 12-8 il risultato attuale. Merano che intanto va a condurre 7-4 contro il Sassari dopo essersi fatto riprendere, tornato di nuovo in vantaggio. Fasano 11-5, altro contropiede dell'Eppan, altro gol di Yannicklas Oberau, qui chiaramente murando questi tiri da fuori. Con la difesa dell'Eppan che è abbastanza alta, tutti i ragazzi di 1,90 in su, è un po' più facile, però attenzione al Rubiera che entra in maniera determinante. Come dicevo, Fasano Brixen 11-5. Il Bolzano, vediamo il risultato del Bolzano, se il Carpi 21-19. Intanto Singer, il suo primo gol oggi per il 14-8, il Bolzano che adesso è a 23 sui 24 del Conversano.
partita non facile sia per il Bolzano, ma anche non facile per il Conversano, che da settimane che fa due partite alla settimana, fra turni di coppa e recuperi, per cui sicuramente un po' di stanchezza ci sarà anche lì, ma sembra che fino adesso tengano. Arbitro qui decreta i passi su Oleari, ripresa veloce, forse c'era un fallo anche su Lazarevic, però era forse più importante passare la palla a Niklas Oberau. Comunque voleva fare lui e non è andata. Infatti si sentono anche i rimproveri da Gagovic dalla panchina. Questo Rubira che è passato quest'anno in A1, ricordiamo che è anche un'altra squadra in A2 e per cui la società sicuramente ben organizzata. E qui abbiamo un Voljovac che para su Lazarevic e poi para su Oberau. Bravo, veramente una doppia parata importante. Qui abbiamo il numero 3, Benci Andrea, il capitano, che fa gol. Adesso un po' di pausa per Lazarevic. È entrato Branch sulla sua posizione. Vediamo Niklas Oberau, vediamo un passaggio di Starcevic che non arriva. Subito in difesa Lepan. Primo errore tecnico di Starcevic. Qui c'è stato un fischio del passivo per troppi passaggi. Qui c'è una lotta su ogni palla. Alla fine se la tiene Oleari. Un po' di incertezze in questo caso dell'Epan. E qui ci sarà un due minuti, forse anche giusti, per aver trattenuto il suo avversario. Esce Dragan Zjapcevic e Lepan rimane in 5 in difesa. Linea dura e giusta da parte degli arbitri. Fino al 21esimo di questa partita nessun rammarico da nessuno. E qui con un po' di voce alta Bonassi prende questo rigore, la spinta c'era, giusto anche questo, e Versakov che cerca di fare gol con Tolot, bell'angolo, e siamo al 14-10 con un time out chiesto da Gagovic.
Ecco che riprende. Intanto seguiamo sempre i nostri amici delle altre società che giocano su diversi campi. Il Siracusa che è andato in intervallo col 20-22, gara anche questa piena di gol, col Carpi. Il Bolzano che si è portato al 26-26, per cui una lotta fino all'ultimo momento. Mancano 9 minuti a Bolzano, anzi Bolzano adesso 27-26, sembra un'ottima prestazione. Vediamo se il Conversano riesce ad agguantare i bolzanini. Qui intanto mancano 7 minuti e mezzo. Gioco attualmente poco organizzato e sotto il passivo. Ricordiamo che Leppan è in inferiorità, qui un tiro forzato di Starcevic che sorprende Voljovac. Sì, era difficile perché probabilmente in mezzo a tutte le mani non ha visto passare la palla. 15-10 il risultato. Palla buttata via da Bonassi, non arriva a Benci. Difesa molto aperta adesso. Invasione di Dragan Zjepcevic. E qui si sono scontrati i due compagni, Oberauch e Dragan. Ognuno voleva prendere questa palla e Caviglia mal andata per Jan Niklas. Speriamo niente di grave. Subito sotto le cure del medico. Speriamo che si riprenda. Un infortunio che non doveva esserci perché si sono scontrati proprio loro due. Comunque passa sulla sua posizione Singer, che sappiamo è un giocatore di qualità che può giocare con tutte e due le mani e per cui può giocare anche su quella posizione. Subito Oleari, 15-11. Branch che va a finire sull'ala sinistra. Lazarevic quasi marcato a uomo. Vediamo che il Rubiera cambia la difesa, sono molto aggressivi, ormai su 8-9 metri. Tiro di Lazarevic, anche questo poco preciso. Intanto Giubini fa il 15-12, Rubiera c'è, ritorna in partita verso la fine del primo tempo. Dopo un 10 minuti di confusione dell'Eppan, che era partito benissimo, Starcevic che con un tiro piazzato fa il
16-12. Intanto fuori Versakov, tutti giovani qui. Bel tiro a sorpresa. Barbieri fa il 16-13. Altro tiro di Lazarevic, mi sembra il settimo ormai, che non va. Va invece il tiro dell'ala di Bartoli, 16-14, ancora 2 minuti e mezzo. Oggi proprio niente da fare per Uroš Lazarević, che mercoledì ha fatto 12 gol. E bella difesa adesso su sul pivot, come vi dicevo, Singer. Dalla destra fa il 17-14. Vediamo se il Bolzano è riuscito a fare la sorpresa vincendo in casa contro il Merano, cioè contro il Conversano. Il Merano che adesso è passato in svantaggio 11-13. Fasano sempre avanti. Il Bolzano non trovo. Il risultato forse è no, 28-27, mancano 5 minuti, per cui tutto ancora aperto in quella partita. Passaggio, Bortolot, non arriva Singer, comunque 1 minuto e 14 ancora da giocare qui a Eppan, 17-14. Tanti gol anche questa partita. Vediamo se l'Eppan durante la pausa riesce a organizzarsi. Qui traversa di Dragan, 17-14, mancano 45 minuti. Doppia parata di Bortolot, 2 minuti su Dragan Zdjepcevic, secondo. Questo forse è un po' dura come sanzione, comunque forse bastava il rigore, ma l'arbitro la vede in maniera diversa. Secondo, e Versakov che vuole fare il 17-15. Vediamo. Niente da fare, bravo Bortolot. Rimane 17-14. E si fa fregare. E Modesta spara un'altra volta Bortolot. 5 secondi. Gol di Lazarević all'ultimo secondo, 18-14. Scusate, qui 30 secondi di visione, porta però il 18-14 all'Eppan e alla pausa qui al Pala Raiffeisen contro la formazione del Rubiera. Ci sentiamo fra 10 minuti.
bite. Woo! Thank you.
Rieccoci qua per il secondo tempo di questo incontro fra Eppan e Rubiera. Intanto abbiamo visto dei secondi interessanti a Bolzano, che ha pareggiato contro il Conversano con una grande prova di carattere da parte del Bolzano, che come sappiamo privo dell'ala importante, l'ala mancina Sonderer, al quale facciamo gli auguri dopo il suo infortunio al ginocchio, e pertanto una grande prova di carattere di Bozen, che fa questo pareggio contro la squadra del Conversano, una partita tirata, sempre avanti Bolzano, poi di nuovo il Conversano alla fine, e pertanto un punto importante per la formazione vicina a Eppan. Intanto inizia secondo tempo, 18-14, e la formazione è ritornato per fortuna Jan-Niklas Oberauch. Sembra che l'infortunio subito alla caviglia non sia così grave. Bene così. E bene anche Modestas, che si riprende questa palla e fa gol. E Bortolot nega, bella parata questo, chiudendo le gambe e salvando così il risultato per il 19-14 a favore dell'Eppan. Vediamo se l'Eppan, almeno nei minuti iniziali di questo secondo incontro, può fare una partita come l'inizio dell'incontro stesso. Tanto vediamo ancora l'immagine di Bolzano, dove c'è grande festa per il risultato. Prima di Natale, chiaramente, un risultato che dà fiducia e forza alla squadra, e penso che il Conversano può essere contento comunque di portare via un punto anche dal Bolzano. Voljuvac alla ricerca del pallone. Fasano intanto conduce 20-14. Sì, qualche passo forse di troppo, ma gol convalidato. Ecco qui Branch, non scherzo. Risultato 20-15. Sassari che conduce 16-14 a Merano. E qui Jan-Niklas Oberauch che si prende la palla e la passa a Starcevic. 21-15. Pronto anche qui Bortolot.
E proprio non è giornata di Lazarevic, che sbaglia porta anche qui. Sarà il decimo tiro forse. Proprio non è in giornata oggi. Bella parata anche questa. Bella parata anche questa. Fallo comunque di Lazarevic. E rigore concretato al Rubiera con Garau pronto. E fa gol. 21-17, scusate, 21-16, è stato molto veloce il cronometrista a segnare i punti. E Lepan, che ha trovato un po' di lucidità nell'organizzazione, mancano i gol di Lazarevic, comunque ci sono altri. Importante che è ritornato Jan Niklas, importante per la società in campo. Qui Branch, che in bella elevazione fa 22-16. Di scappare. Qui ci stava uno sfondamento che comunque l'arbitro ha lasciato andare. Qui c'è una bella traversa di Singer e una bella parata dall'altro lato di Bortolot, che si trova in una giornata di grazia, mentre le due squadre sono in uno stato leggermente confusionale, sbagliano destra e sinistra, per cui qui bella mossa, bella finta del numero 24, Giubino, che beffa tutti e si ritrova solo davanti alla porta. Bravo. 22-17, Leppa non riesce a scolarsi di torno questo Rubiera, che lotta, lotta. Vediamo Singer. Singer che si becca il portiere davanti, che gli para questo tiro. Rigore decretato. Jan Niklas Oberauch, scusate, e Giubino che se ne va per 2 minuti. Questo è il risultato di questa azione. Vediamo se Voljovac. Non riesce Niklas Oberauch, fa gol. Comunque prestazione buona di Voljovac in questa partita. Mancano un po' le difese a tutti e due i portieri, ma partita equilibrata e interessante, un po' non di alta qualità, ma comunque molto spinta. E adesso Olearis trova il muro davanti. Ormai ha capito anche Lepan che questo numero 10 tira bene da fuori. Arbitri bravi, sempre presenti. E qui Versakov non sa,
bellissimo passaggio di Bortolot, veramente una striscia di pallone che gli arriva a Oberauch, che li infila nell'incrocio, bella azione questa qui. Bravissimo anche in questa occasione Bortolot, che sul muro di Widenhofer riesce ancora a guantare questo pallone. Buoni minuti per l'Eppan, questi ultimi 4-5 minuti dove tengono sotto controllo la partita, con Bortolot che ha fatto delle belle cose. Complimenti. E qui Lazarevic che con i suoi 2,02 metri comincia a diventare un'ala, non sbagliando in questa occasione, non è proprio il suo ruolo, ma comunque sempre mancino è. E dopo si ritroverà i sorrisi nello spogliatoio che gli diranno che deve spostarsi all'ala. Abbiamo Widenhofer che adesso lotta in difesa, secondo a destro. Beh, qui l'arbitro vede dei passi. Branch su questa azione fa gol, l'arbitro era già lì pronto a fischiare il fallo, comunque dal gol 26-17 dopo 11 minuti di gara. Vediamo qualche altro risultato: il Bressano e il Trieste che se la giocano alle 20, il Merano che è a 17 contro i 20 del Sassari, il Fano 20-16 contro il Brixen. Fasano veramente tosta questa stagione, questa squadra soprattutto in casa e anche fuori casa. L'unico punto che ha perso è qui a Leppan. Ha perso anche 2 punti a Conversano. Intanto Yannick da Sobera fa il 27-17, sono 10 i gol di margine dell'Eppan. Partita adesso abbastanza facile, un crollo un pochino del Rubiera e infatti c'è subito il time out. Vediamo se si riprende con qualche consiglio dell'allenatore e ci sentiamo.
riprende. Vediamo se i consigli di Galuccio sono serviti ai suoi giocatori. Bel passaggio di palla per Rubiera, veloce, manca chi concretizza alla fine, solito Oleari che spinge, forse ci vorrebbe qualche tiro di Versakovs che avrebbe avuto occasione, già una o due attacchi adesso, comunque Bortolot para, 27-17 e sembra proprio che la gara del Trieste contro il Bressano decida chi va alla Final Eight, se c'è l'Eppan o meno. Intanto Lazarevic prende proprio un angolo cortissimo e fa gol. Fasano è avanti, Merano ancora perde di tre. Vediamo cosa ha fatto il Carpi. Il Carpi a Siracusa. Carpi che vince 22-20, prima era un risultato del primo tempo, ma comunque sembra che il risultato finale sia 22-20 per il Carpi e pertanto il Carpi si porta a 6 punti, Siracusa rimane a 2, qui abbiamo 28-18, sempre 10 gol d'arto, ci sono ancora 16 minuti. E se l'Eppan non perde proprio le staffe dovrebbe portarsi a casa questi due punti. Qui già palla buttata via, se la perde anche Cavina la palla. E arriva Bernd Morandel che con un bellissimo gol, il numero 21 appena entrato, fa il 29, ciò vediamo se c'è anche un po' di respiro per gli altri protagonisti in campo dell'Eppan con qualche cambio di Gagovic. Elevazione di Benci in questo caso, bel gol. Vediamo che è entrato. Pierre Andreas in qualità di pivot per l'Eppan, adesso sposta all'ala in difesa, Jan Niklas secondo, qui para Bortolot, para con la faccia, comunque sempre parato. E qui Lazarevic che non tira neanche, fa solo cadere la palla che e beffa Voljubac. Time out chiesto dal Rubiera sul risultato del 30-19.
Ecco che Gallucho ha spiegato le cose ai suoi giocatori in maniera determinante, calmo e preciso. Benissimo così, anche perché il Rubiera veramente non ha grossi cambi e pertanto farà il suo rientro al completo nella ripresa del campionato, dove sicuramente farà qualche risultato importante. E poi c'è sempre ancora i playoff che comunque decidono tutto di nuovo dall'inizio. Intanto abbiamo visto una bella entrata del numero 9, Barbieri, Filippo. E c'è Garau che è di nuovo lì. Beffa Bortolot, 30-20 il risultato, e 12 minuti da giocare. Ormai le squadre hanno mollato un attimino l'intensità. E Lazarevic che si prende l'anima, spinge e fa 31-20. Qui Widenhofer trattiene Giubino, forse non in maniera eccessiva, ma comunque gli arbitri fino adesso sono stati molto precisi e pertanto ci sta anche questo fallo di 2 minuti. Tutto bene, tutto bello. Fino alla parata di Bortolot andava tutto bene. Vediamo, rientra Pircher, Andreas, capitano della squadra, in quanto manca ancora suo fratello Moritz, che manca tantissimo ai giocatori qui, ancora infortunato. Niente da fare per Lazarevic, ormai in porta c'è Salati e niente da fare neanche per Morandel Berns, che non riesce a trattenere questo rimpallo di Bortolot. Adesso partita un po' spenta. Le difese non sono più così chiuse, per cui entrate a destra e a sinistra, di nuovo rigore per Rubiera, il solito Garau e il solito Bortolotto. Gol per Rubiera, 31 ormai. I giochi sono fatti, anche se mancano 10 minuti, però vediamo che il Rubiera ha mollato parecchio.
Qui ci stava un passaggio al pivot di Branch che non l'ha visto, rientra Wiedenhofer per Pircher che era tutto solo in difesa, purtroppo Branch non l'ha visto, Salati para, è entrato anche Sepp Mathias sull'ala destra per dare un po' di respiro a Jan-Niklas Oberauf, ormai largo a chi si allena per tutta la stagione e ha molto meno minuti da giocare. Bene così. Entra anche questo rimpallo di Lazarevic che sembra stanchetto anche lui dopo aver fatto 60 minuti già mercoledì, e oggi tutti vedono già il panettone di Natale. Fasano che adesso al secondo tempo, sorpresa, è 22-21, il Brixen si porta sotto, il Merano stessa cosa, 22-24, cioè queste partite non sono per niente chiuse. Palla recuperata da Leppan. E bella parata di Salati su Sepp. E bellissima parata dall'altro lato su di Bortolot che oggi su 2-3 palloni li ha presi dove volevano infilargli la palla sotto le gambe. Vediamo questa palla recuperata, no, invasione, niente da fare, diventata una partita un po' amichevole sembra, ormai nessuno vuole più farsi male, Rubiera che è già infortunati abbastanza, Leppan che gli bastano gli 8-9 gol di vantaggio, tanto decide il Trieste e il Bressano, chi o se Leppan va a fare la Final Eight. Il Bolzano si è salvato già adesso col punto fatto contro il Conversano in casa oggi e merita anche questo. Adesso ci sarà anche il cambio di Lazarevic. Vediamo. No, non è ancora intenzionato a lasciare il campo. Da ottimo professionista lotta fino alla fine. Qua questa volante non andata. Troppo alta. Wiedenhofer che qui non scherza, poteva andare più su sfondamento e invece fa giocare i muscoli contro Bonassi. Speriamo che non ci siano più falli gravi che determinano degli infortuni adesso proprio sotto Natale, anche perché la partita ormai è fatta. Fermato il tempo per la pulizia campo.
esce Ratko Starčević, che ha preso una botta sulla gamba. Anche qui forse uno sfondamento ci stava, comunque niente di grave. 9 metri. E segna il passivo. E sbaglia Vinci. Vediamo come le squadre si riproporranno all'inizio del campionato. Sappiamo che Natale è un periodo di cambiamenti nelle squadre, giocatori che lasciano o cambiano squadre o altri che vengono portati per rinforzare le società in vista dei risultati che si pensa di avere o necessari per il fine anno. Adesso c'è Alex Widenhofer che va a tirare questo rigore contro Salati. Vediamo, niente da fare, tira male. Comunque 32-21, se l'era guadagnato il rigore e l'ha sbagliato lui, per cui va bene così. 32-21 il risultato, 2 minuti e 20. Bravo in difesa, attento adesso Sepp Mattias. Gol del numero 24 Giubino, è entrato anche il giovane portiere Opkircher Michael, 17 anni lui. Qui c'è Pierre Andreas che non riesce a controllare la palla. Difesa secondo Pierre Andreas, un ruolo insolito per lui, ma con grande entusiasmo tutti in campo, quelli che di solito, come vi dicevo, fanno molto meno minuti. E uguale anche per la squadra avversaria, che comunque fa gol. 23 adesso. Branch che ferma tutto, siamo all'ultimo minuto, intanto poi andremo alle interviste. A voi spettatori vi auguro un sereno e buon Natale, cercate di rimanere sani e delle buone feste. Qui abbiamo bel gol, bella finta di Widenhofer, risultato 10-33-23. E ci risentiremo a metà gennaio, il 22, con la partita in casa dell'Eppan contro il Carpi, sicuramente importante. Ecco, l'ultimo secondo scoccato, la partita finisce 33-24 per l'Eppan. Bene così, l'Eppan che si porta a 11 punti, intanto rimani all'ottava posizione finché ci sarà poi il risultato finale del Trieste in casa del Pressano, per decidere se l'Eppan può andare alla Final Eight o se ci va il Trieste. Per cui buon Natale a tutti e a risentirci l'anno prossimo. Vi saluta Ricci dalla postazione del Raiffeisen di Eppan. Ciao.
Benissimo. Uros, dobbiamo spostarti verso il fondo perché sennò abbiamo la telecamera troppo bassa. Sì. Lui con la sua altezza. Uros, oggi com'è andata questa partita? Epan ha vinto 33-24. Raccontaci un po' di questa partita. Sì, quella era l'ultima partita in quel parte di campionato e volevamo vincere in ogni costo per raggiungere ottavo posto e entrare in Coppa. Vediamo adesso, non lo so ancora cosa hanno fatto altri, e penso che siamo riusciti ad andare a Coppa. Sì, adesso il risultato del Bolzano chiaramente ha penalizzato l'Epan, che ha fatto un pareggio in casa contro il Conversano. Chiaramente Bolzano ha fatto un ottimo risultato. Adesso toccherà aspettare Trieste, che gioca a Bressano. Comunque la squadra qui ha dato tutto. Uros, tu adesso sei qui la prima stagione. Cosa ne pensi? Come ti trovi? Mi trovo benissimo. Io li già conosco tutti e penso che abbiamo fatto un bel primo parte di campionato. Certo, vediamo cosa possiamo fare ancora meglio e recuperare qualche punto in più per entrare in andare più possibile avanti. Giochiamo ogni partita per vincere, siamo riusciti anche a vincere tanti punti importanti, ma dobbiamo diminuire quegli sbagli che abbiamo fatto e adesso facciamo un po' di pausa e torniamo, spero, più forti che prima. Bene, così Uros, io intanto ringrazio di essere intervenuto, ormai sarà un po' stanco anche il nostro guerriero qui, che ha fatto tre partite di 60 minuti in una settimana. Comunque complimenti Uros, buon Natale e ci rivediamo il prossimo anno. Grazie, buon Natale a tutti e ci vediamo il prossimo anno. Club. Grazie. Ok. Dov'è Benci? Eccolo! Benci, sì, avevo in testa Benci, scusami. Dov'è? Posto. Ecco, qui abbiamo il numero 30, Bonassi, Stefano. Ciao a tutti. Ciao, buonasera. Qui a Epan, vabbè, oggi è una partita dove gli ultimi 15 minuti sembrava più una partita un po' amichevole, però chiaramente nessuno voleva più farsi male. Avete già tantissimi infortunati, per cui raccontaci un po' di questa partita e di quello che è successo fino adesso. Beh, guarda, sicuramente ci aspettavamo di venire qui e fare una prestazione migliore, visto che era anche l'ultima partita del campionato. Questo inizio di stagione per noi è stato abbastanza sfortunato, abbiamo avuto vari infortuni anche pesanti e tantissime assenze che si prolungheranno per tutta la stagione, ma sicuramente questo non è un alibi, perché proviamo in allenamento delle cose che poi in partita facciamo fatica a mettere in atto o non riusciamo. E quindi oggi è stata una partita dove, come hai detto tu, l'ultimo quarto d'ora è stato veramente, mi viene da dire, quasi imbarazzante. Questa partita è... La partita poi è andata via, è volata via. Comunque adesso c'è un periodo di pausa dove i giocatori qualcuno potrà essere recuperato, qualcun altro si può riposare un po', e sicuramente il vostro allenatore troverà un modo per farvi ritornare più forti di quello che eravate al primo tempo di questo campionato. Sì, questo sicuramente. Adesso recupereremo forse due giocatori che rientreranno e poi sicuramente la pausa estiva ci permetterà un attimo, la pausa invernale ci metterà di rilassarci e di trovare una quadra, anche perché voglio dire, le cose in allenamento le proviamo e quando le sprazze in partita le facciamo funzionano. Il problema è che ci manca la continuità all'interno della partita. Penso che proprio sia questo il punto dove lavorare. Ma sì, la continuità sicuramente arriva, è una squadra giovane che deve trovarsi ancora, è il primo anno in Serie A e per cui non è perso niente, si gioca fino alla fine. Auguri Stefano, auguri. Grazie, a tutti, grazie, voi, auguri a tutti voi per tutti un buon campionato. Compagni, per il recupero, cercate di guarire tutti e arrivederci per il recupero, diciamo, per la partita giù da voi a Rubiera. Grazie mille. Grazie. Ciao. Ok.